Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Perdonate l'assenza, ma capirete presto perché sono stata assente appunto dal canale. Se vedete qui e mi seguite sui social, sapete già che ho avuto qualche problemino. Prima però di passare all'unboxing bello ciccioso, diciamo così, quello costoso, vi faccio vedere qualche settimana fa quando ho aperto un altro pacco legato appunto a cose che potrebbero eventualmente interessarvi. Partiamo con il primo unboxing, ecco qua il pacco, andiamo ad aprirlo. In realtà non ci sono solo cose per quanto riguarda la GoPro qui dentro, ho approfittato anche per prenderne altro. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è appunto questa. Che sono, se mette a fuoco, vediamo un po'. Ok, sono i vetrini da mettere o comunque le pellicole protettive da mettere sulla appunto GoPro, sugli schermi della GoPro, sia l'obiettivo, sia lo schermino davanti, sia lo schermino dietro. Andrei ad aprire anche per farvi vedere meglio l'oggetto, diciamo così. Ah, forse ce ne sono addirittura due, cosa e inaspettatamente ce n'è due. Pensavo arrivasse una confezione sola, e invece ce n'è due. Vediamo poi. Già. Allora, vediamo se effettivamente ho ragione. Allora, sticker. E ci sono tutti e tre. E come vedete, appunto, ho tutti e tre. Adesso non li tolgo dalla confezione, tra virgolette, però ho tutti e tre i cosi, i cosini qua. Le pellicole protettive. Quindi ho doppia pellicola protettiva per proteggerla e per farla durare il più possibile. Allora, ho ripiazzato tutto insieme. Peraltro della tele sì, ho anche altri aggeggi per la GoPro, come la pinza per attaccarla più o meno dove voglio. Come vi ho detto, c'è un'altra cosa all'interno del pacco. Ed è un libro, vi faccio vedere da così. Era da un po' che ce l'avevo in me avevo in mente di prenderlo, ed è L'occhio del fotografo, appunto, di Michael Freeman. Volevo vedere un po' di fotografie belle, magari vi faccio adesso qualche close-up per quanto riguarda appunto alcune delle pagine, però insomma. È un po' un manuale, io poi vado un pochino più nel dettaglio, ve lo sfoglio un po' in diretta e appunto volevo cominciare un pochino a studiare, a guardare qualche foto, qualche composizione un pochino diversa rispetto a quelle che faccio normalmente. Peraltro seguitemi su Instagram se volete vedere un pochino i miei scatti. Passiamo quindi al prossimo pacco da aprire. Ok ragazzi, spero che l'altro pacco vi abbia un pochino fatto d'antipasto. Passiamo però a questa qui che è una spesa bella grossa che avevo già in programma di fare, ma ho dovuto fare un pochino anche in fretta e furia perché mi ha abbandonato il mio portatile. È durato comunque 6 annetti e mezzo, quindi un'onorata carriera bella lunga. Per cui ho dovuto correre un pochino ai ripari e comprare il portatile nuovo. È anche per questo che non mi avete visto ultimamente, sono stata un pochino discontinua, un po' perché volevo lasciare un pochino riposare il mio vecchio portatile, un po' perché mi sono anche appunto presa del tempo per vedere un pochino di far funzionare questo portatile al meglio, scaricargli ovviamente tutti i programmi, fargli tutti gli aggiornamenti, eccetera. Peraltro penso che cambierò anche il programma di montaggio perché sul vecchio portatile avevo una versione peraltro craccata, cosa che non si fa, di Sony Vegas Pro, mentre vorrei passare a DaVinci Resolve che non mi servirà craccare, nel senso che esiste anche una versione gratuita e non a pagamento. Quindi andiamo ad aprire, direi.
Allora, qui vediamo un po' se, no, sacchetto vuoto perché l'alimentatore è rimasto dentro, quindi cercherò di allora, questo qui io non l'ho comprato su Amazon, però cercherò di farvi avere appunto il link in descrizione in modo tale che nel caso, non essendo un'esperta, non voglio darvi troppi dati che non capisco io per prima, quindi vi lascerò comunque un link Amazon in descrizione se volete vedere qualcosina in più. Alimentatore, con anche l'altro pezzo ovviamente. La presa è la presa tedesca. Istruzioni, fogli e foglietti. E qui abbiamo ovviamente la parte bella cicciosa, diciamo così, ovviamente. Allora, parto col dirvi che dovrebbe essere un po' più grande rispetto a quello che avevo io, perché se non ricordo male il vecchio Vaio che avevo erano 15,6 pollici di schermo, mentre questi sono, di questo qui ne ha 17 di pollici. Sono passata da un 4 giga di RAM a un 16 giga di RAM. Il processore è comunque di quasi ultima generazione, nel caso andate a vedere sul link in descrizione per avere appunto tutte le specifiche tecniche precise, perché io vi ripeto, non sono un'esperta, e ha anche una scheda grafica che per me non era esattamente fondamentale con 2 giga dedicati. Vi faccio vedere magari qualche close up anche, ma come vedete è una bella bestia. Una bella tastiera, un bel colore argentato, e direi che posso andare a montare i prossimi video. Come al solito, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete continuare a sostenermi nel mio canale, vi raccomando di iscrivervi e di attivare anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. In descrizione, oltre ai link degli oggetti che avete visto spacchettare qui, vi ricordo che ci sono anche i link a tutti i miei social. Se il video vi è piaciuto, poi lasciate un bel like e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate del mio nuovo acquisto. Noi ci vediamo ovviamente come al solito al prossimo video e vi dico, come ormai consueto, have a nice life!